No, di nuovo, raga. Possiamo comunicare. Non uccidermi. Raga, posso ucciderlo. Aspetta, 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 aspetta. Perché? Tante. Ah! No. Oh mio Dio. Ma c'è Cartoon Cat. Quello è letteralmente Cartoon Cat. Io lo sapevo. Avevo avviato questo mondo con Cartoon Cat dentro e ora sta fuori dalla mia porta. In teoria dovrei vederlo in questa casa perché l'ho fatta apposta. Dovrei vederla così ed è una cosa molto inquietante. No. Facciamo un buchetto prima di tutto e iniziamo a comportarci in modo decente. Cioè, nel senso, iniziamo prima di tutto a farci tutte le cose. Quindi, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo ovviamente farci ignoriamolo. So che è là fuori, ma ignoriamolo. Ok, no, non c'è. Non c'è, però forse potrebbe farsi vedere da un momento alla... Non ha aperto la porta. Non avete visto niente. No, non avete visto niente. Io devo prendere la pietra. Mi scusi tanto, signor Cartoon Cat. Non ho tempo delle sue stupidaggini, sa? Dove è finito? Raga, se questo qua mi entra nella casa e mi ammazza, io sono finito, letteralmente. E poi comunque qua in questo mondo ci sono molte altre cose, oltre a Cartoon Cat. Ci sono un sacco di cose paurose che non mi sarei mai immaginato. Infatti da adesso dobbiamo andare a vederle tutte quante. Eccoci, lo sapevo. Sta facendo così perché praticamente vuole essere notato questo Cartoon Cat. Però, cioè, vedete che è proprio strano a volte, comunque, come si comportano questi... Sinceramente non so nemmeno come si chiamino queste entità, questi mostri, queste SCP, non so che caspita siano effettivamente. Scrivetemi voi nei commenti se sapete cosa sono, se tipo sono delle entità o un qualcosa. Ed effettivamente dentro questi mondi spesso ci sono sempre queste entità. Non vorrei che ci sia però sempre dietro qualcuno che tipo li governa. Non ce la possiamo fare. Adesso scappiamo tipo immediatamente via, tipo così, via. Ok, non so dove sia, raga, non so dove sia, ma mi sto spaventando un sacco. Perché veramente non so che cosa ha in mente. E secondo me potrebbe avere in mente tante cose brutte. Oh mio Dio, è là! Ah! Via, scappa. Allora, scusate per questi urli, per questi urletti molto strani. Però devo farli perché ho paura. Se non li faccio, raga, il mio istinto mi dice di morire. Quindi no, devo farli per forza così almeno resto vivo. È là dietro, raga, è là dietro che mi sta spiando. Ma poi perché sta facendo questa cosa? Perché? Non è una cosa normale. Vedete quella torre lì davanti? Io devo andarci. Perché se ci vado, mi ha dato uno spintone. Se ci vado magari riesco a trovare qualcosa per sconfiggerlo. Beh, almeno si spera. Sinceramente non so nemmeno come possano sconfiggerlo. Che oggetti potrebbero sconfiggerlo effettivamente. Non so, dobbiamo effettivamente fare tipo un catalogo di tutti gli oggetti. Scrivetemi voi nei commenti. So che questa cosa sembra un po' strana, però scrivetemi nei commenti. No, basta, vai via. No, non si può fare niente, raga. Cioè, se io lo colpisco con un oggetto, sto qua non muore. Cioè, come facciamo? Dobbiamo trovare una soluzione per forza. Perché ci deve essere un modo per sconfiggere sti tizi. Se no, non ha senso. Cioè, nel senso, le difficoltà ci sono, però nel senso, si possono sempre superare. Tutti i mostri, alla fine, anche nei film, si possono sconfiggere sempre. Invece qua, purtroppo, non si può sconfiggere. Perché non si può sconfiggere? Evidentemente, c'è qualcosa che non stiamo considerando. Scrivetemi voi nei commenti se avete qualche idea, perché io sinceramente mi sto spaventando troppo. E dobbiamo capire come sconfiggere questi mostri. Io mi stanno venendo tante... Ah! No, raga, come è possibile? Come diamine è possibile? Raga, io mi sono spaventato troppo. Cioè, io veramente, no, allora, so che sto sorridendo in questo momento, ma perché mi sono davvero spaventato. Cioè, voi avete presente quando vi spaventate e poi ridete? Ecco, uguale. Perché mi sto spaventando un sacco. Adesso cerchiamo di andare qua sopra. Non me l'aspettavo, come caspita ha fatto ad entrare dalla finestra se io ero fuori? Sto sentendo che sta bevendo qualcosa. Ho sentito, ha bevuto qualcosa, ne sono abbastanza certo, effettivamente. Però cerchiamo, magari dentro queste parti. Ecco, ho trovato già una Stone Axe, che effettivamente potrebbe essere utile. Dei pulsanti, ma cosa me ne... Non mi servono a niente i pulsanti, scusatemi tanto. Cioè, ho tutte le cose che mi servono qua dentro. Cioè, no, è là sopra. Ok, dobbiamo superarlo, per forza. Oh mio Dio, ah! Via, scappa, raga, via, dobbiamo bloccarlo. Fermi, blocchiamolo. No, raga, mi sto spaventando un sacco, raga, aiuto. Ok. Prendiamo il pane prima di tutto perché ci potrebbe servire. Ok, prendiamo il vetro. Che questo non so a che caspita ci serve. Forse a usare le schegge di vetro effettivamente per ucciderlo. Blocchiamo tutto. No, raga. Scusate, raga, se sto facendo sti versi, ma non riesco, raga, è inquietantissimo, raga, vi giuro, sto morendo. No.
C'è una canna da pesca, forse riusciamo così con la canna da pesca, forse magari riusciamo almeno a spingerlo. Magari no, perché qua ci sono delle torce di redstone. Porca miseria. Anche lui ha la canna da... No, scusate un attimo, questa cosa non è normale però. Come? Allora, fermi un attimo. È vero, scrivetemi nei commenti, ha davvero la canna da pesca? A me pare di aver visto una canna da pesca. Se ha la canna da pesca vuol dire... Raga, vuol dire una cosa sola, vuol dire che ci sta sentendo in questo momento, o almeno che ci sta osservando. Però, no, scusate, perché dovrebbe prendere una canna da pesca? Cioè, almeno prima avrebbe dovuto prendere l'ascia quando ha visto che prendevo l'ascia. Invece no, adesso ha deciso di prendere la canna da pesca perché ci sta sentendo, secondo me, in un qualche modo. E là sopra, ok, sta diventando sempre più inquietante, perché se questa cosa è vera, cioè non è semplicemente un mostro su Minecraft, raga. Qua ci mettiamo davvero le penne, perché evidentemente c'è qualcuno che ci sta sentendo in questo momento. Non è buona come cosa, io ve lo dico, cioè non è una cosa normale. Cioè, guardate che sono serio, non è una cosa normale. Almeno qua abbiamo trovato delle armature, quindi questo è perfetto. Comunque, avete notato una cosa molto strana? Qua gli spawner non fanno spawnare un cavolo. Cioè niente, non sta spawnando assolutamente niente. Questa cosa è anche molto strana. Perché non sta spawnando niente? Qual è il motivo per cui non sta spawnando? Mi sembra strano, capite? Esci dal mondo. No. Scusate un attimo, prima di tutto devo vedere. Ok, qua ci sono degli oggetti. Sì, adesso diciamo. Aspettate, cerchiamo di parlarci, tipo chiediamogli perché. Vediamo cosa ci dice. Vediamo un attimo. Ma chi sei tu? Gli chiedo chi sei tu. Ok. Ci penso. Chi sei tu? Vediamo un attimo se mi risponde. Se mi risponde ce l'abbiamo tipo in pugno, raga, perché vuol dire che evidentemente sta pensando. E se sta pensando vuol dire che ha una coscienza propria. Quindi vuol dire che effettivamente qua dietro questo coso c'è effettivamente un player. E se c'è un player vuol dire che... Raga, mi sta rispondendo. Allora, non credo che... delle mod comunque su Minecraft possano pensare. Quindi secondo me c'è un player. Cartoon Cat. Ok, mi ha risposto Cartoon Cat. Infatti se premo tab è effettivamente come se ci fosse un player. Ma se vedete è tipo... Non ci sono i nomi, né mio né suo. E quindi mi sembra strano, capito? Perché dovrebbero esserci. E quindi secondo me appunto ha modificato tutto quanto. Ok. Come mai vuoi che esco? Adesso magari mi dice il mio mondo, bla bla bla, le solite cose. Dobbiamo... Ok, mentre scrive... No, però io vorrei anche sapere perché... Allora, sinceramente, raga, io vorrei andarmene in questo momento e scappare via. Anche se mi rendo conto che non c'è possibilità di scappare, effettivamente. E questa cosa è molto strana. Perché voglio ucciderti? Oh, santo cielo, ma perché voglio ucciderti? Ma cosa... No. Fermo. Ok. Oh, mio Dio! No! Sono caduto, porca miseria, raga. Ok, però abbiamo la possibilità di scappare. Via. Scappiamocene via. Non so dove sia. Non so se tipo sta in una di queste torri. Non so nemmeno se si può teletrasportare da me. Perché in teoria se è un player vuol dire che tipo sto giocando. A parte che è il mio server, quindi come caspita può entrare. Però, oltre al fatto... No, vabbè, ho visto quello zombie davanti, è orribile. No, raga, perché stanno spawnando i creeper adesso? E gli scheletri e tutto quanto. Sta spawnando tutto quanto. Non è normale come cosa. Porca miseria. Scappiamo. Via. Mannaggia. Ok. Saliamo. Evidentemente questa è una nuova torre. Evidentemente qua lui non c'è stato. Qua in queste torri è molto buono perché possiamo trovare cose molto utili, raga. Quindi, porca miseria, possiamo effettivamente avere magari un qualche tipo di controllo su di lui. Magari se troviamo oggetti super potenti e via, scappiamo. Cioè nel senso non dobbiamo permetterci di stare. No, però i mostri devono... No, qua ci siamo già stati. Scherzavo, via, dobbiamo andarcene via. No, qua mi ammazzano di nuovo, raga. Mi ammazzano di nuovo. Porca miseria. Allora, mi hanno ucciso di nuovo, però va bene. Ok, allora vuol dire che devo andare da questa parte. Ho sentito una cosa, vi giuro. Non sono pazzo. Giusto, non sono pazzo. Cioè, non è che sono pazzo, non è che sto impazzendo. No, di nuovo, raga, di nuovo. Ho sentito di nuovo un'altra cosa. Ok, questo episodio sta essendo molto difficile da registrare perché mi sto prendendo un infarto dopo l'altro, raga. Cioè, non sto scherzando. Cioè, è veramente difficile da fare questa cosa perché giocarci è una cosa orribile effettivamente. Ma è ancora dentro il mondo? Sì, ok. Quindi vuol dire che effettivamente
è ancora qua che ci sta aspettando in un qualche modo. Questa, se vedete, è però una nuova torre, perché appunto non c'era, non ci sono tutte le nuove cose che ci sono state. Io direi di andare all'ultimo piano, che è l'ultimo piano appunto dove ci sono tutti gli oggetti più fighi che appunto il gioco può offrirci. E quindi secondo me dovremmo andarci per questo motivo qua. Magari riusciamo a trovare qualcosa di utile. Via. Scappando ovviamente, scappando molto velocemente, perché non è che possiamo stare qua tanto tempo. Oh mio Dio. No raga, è super difficile. Però io direi di fare, di scappare. Via 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 via. Scappiamo. Ok, perfetto. Stiamo salendo sopra. E tanto non bisogna preoccuparci. Ok, ci sono delle ender, ci sono delle robe. Però vorrei anche sapere se ci sono altre cose. Uccidiamo questi zombie prima. Uccidiamoli. Veloce, veloce, veloce. No, 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 raga, raga. Fermi, fermi, fermi. Perché sto vedendo cose strane. Stava sflashando tutto quanto. No, c'è lui. C'è lui. C'è lui. No, 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 no. Via, 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 via. Dobbiamo scapparcene. Che... Ma qua c'è una sorta di piccone. Fermi un attimo. No, 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 no. Via, 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 via. Ok, ok, scappiamo. Ok. Ho mezzo, ho letteralmente mezzo cuore, raga. Ho mezzo cuore. Non ho cibo e ho mezzo cuore. Ok, perfetto. Poco importa, dobbiamo prendere cibo. Giusto? C'è cibo qua in giro, giusto? Non è che dobbiamo uccidere altri zombie, anche perché qua io non è che riesco ad ucciderli se ho mezzo cuore. Come caspita faccio? Però no, io sono molto bravo a fare queste cose. Fidatevi di me. Adesso uccidiamo i maialini. Ok, raga, per fortuna mi sono messo un attimo da cuocere, perché mi serviva per forza. E allora, prima di tutto io direi di iniziare ad andare da qualche altra parte, perché effettivamente questa è un'avventura veramente misteriosa, ma fighissima allo stesso tempo. Mi piace troppo. Ok, adesso direi di scendere anche dentro questa caverna e vedo che c'è lui. Però raga, guardate qua, ho visto che questo piccone ha 105 di attack damage. Io ve l'ho detto che dentro queste torri ci sono le peggio cose. Mamma che figata. Adesso vorrei provare a vedere se lui è possibile ucciderlo oppure no. Questa è una testa di Steve, se vedete, quindi... Comunque si vede che ora mi sento molto più sicuro, vero? Cioè ora sono molto più sicuro. Oh mio Dio, guardate qua. C'è lui. Però dobbiamo, tipo, dobbiamo anche stare attenti, perché se c'è lui, effettivamente lui non è che è molto semplice da... Cioè nel senso, non dobbiamo cascare nella sua trappola. Magari è appunto una trappola, stavo pensando. Comunque tutte queste cose si scavano tipo in 2 secondi, raga. Che figata. Wow. Tipo riesco a prendere un sacco di carbone. Quindi questo è perfettamente utile anche per prendere materiali molto utili. Ma vedete, è tipo qua. Però adesso io mi avvicino e cerco cose che mi dice. Aspettate, se possiamo comunicare. Non uccidermi. Raga, posso ucciderlo. Aspetta, 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 aspetta. Perché? Perché tu volevi farlo. Vediamo. Vediamo cosa mi risponde. Perché se ci risponde effettivamente qualcosa di utile, che ci possa servire effettivamente, magari potremmo tipo scoprire qualche nuovo segreto su di lui. Potremmo avere un suo punto debole effettivamente. Perché se vedete, io posso ucciderlo con questo piccone. Volevo solo spaventarti. Vai a spaventare, ma vai a quel paese, guarda. Allora, da quest'oggi, lui, questo sorta di giocatore dentro questo server, sarà il nostro nuovo nemico, evidentemente. Perché evidentemente ci vuole spaventare, e noi insieme gli faremo vedere che non c'è niente da spaventare, ok? Quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. È molto importante, tutti insieme riusciremo a sconfiggerlo. E mi sa che adesso è invisibile, perché sto vedendo un cartello in mano e mi vendicherò, mi dice. Ok, sì, 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 certo, vai a vendicarti. E soprattutto, lasciate like e vi compaiono altri video. Ci vediamo al prossimo, ciao!